Ciao a tutti, sono Grizzly, bentornati nel mio laboratorio. Oggi sono qui per dire grazie a tutti voi, per dirvi grazie per i 300 iscritti che a qualcuno può sembrare anche un traguardo piccolino, ma per me sono un traguardo veramente grandissimo, quindi voglio dirvi grazie singolarmente a ognuno di voi, però non dirò 300 volte grazie perché altrimenti questo video diventa clamorosamente noioso e non sono qui per annoiarvi. Sono qui principalmente per rispondere alle vostre domande e per parlarvi molto brevemente di quali saranno le novità sul mio canale che vedrete in futuro. Quindi cominciamo innanzitutto con le domande. Come sempre, come sapete, c'è chi per rispondere alle domande prende il telefonino, c'è chi prende il tablet, io mi piace andare fuori dagli schemi, quindi uso il lettore ebook, di cui parlerò anche al termine di questa FAQ. Intanto cominciamo subito con la domanda scherzosa di Alessandro Frigoli, che mi chiese quanto li fai i mega al chilo. E, caro Alessandro, li faccio tantissimo, faccio pagare i mega uno sproposito, così la gente che mi viene a chiedere mega capisce che magari deve andare a cercare da un'altra parte un tecnico dove costano di meno, perché non voglio clienti che mi vengano a cercare mega, guarda. Comunque, scherzi a parte, allora cominciamo dalla prima domanda. Andri Massi mi chiede qual è il miglior software su Linux Ubuntu per creare un media center casalingo e per registrare la TV. Più che un software, io ti consiglio un'intera distribuzione che è Mythbuntu. Te la consiglio perché fondamentalmente è una distribuzione basata su Ubuntu, quindi utilizza gli stessi repository, stessa categoria di software e quindi anche utilizzabile nell'ambito desktop, però ha già tutti i programmi che sono necessari per guardare la TV con una scheda DVB, registrare i programmi TV, guardare i film, i DVD, le fotografie, tutto quello che puoi avere eventualmente, trasformare proprio il tuo computer in una vera e propria stazione multimediale. Te la consiglio perché l'ho usato in passato e funziona molto bene, soprattutto perché rispetto a dover utilizzare singoli programmi, Mythbuntu arriva già configurata molto velocemente, molto comoda, perché non c'è da sbattere la testa con una serie di configurazioni, di librerie, eccetera. Quindi sicuramente ti consiglio quello. Vai sul sito Mythbuntu, trovi il link sul doobly-doo. Passiamo alla prossima domanda. Sempre Henry Massi, da dove prendi tutti i canali che mostri in ogni vlog? Più altre domande su hardware e software, a cui però rispondo dopo. Da dove prendo tutti i canali di cui parlo nei vlog? Beh, dalla mia storia su YouTube, perché ho cominciato a essere un utente abbastanza attivo su YouTube, innanzitutto sulla YouTube in lingua straniera, intorno alla fine del 2008, quindi piano piano ho cominciato a scoprire dei canali, non solo perché andavo a cercare determinati argomenti, ma perché trovavo comunque delle cose interessanti, trovavo degli autori interessanti. Ho cominciato a iscrivermi alla fine del 2008 ad alcuni canali, e quindi i canali, soprattutto quelli in lingua straniera, quelli in lingua inglese che segnalo, sono i canali a cui sono iscritto da più o meno tempo. Alcuni dei canali che vi ho segnalato sono canali a cui sono iscritto veramente dall'inizio dei tempi. Ecco, per esempio Matthew Santoro, che considero il mio maestro spirituale, l'ho scoperto intorno alla fine del 2009, inizio del 2010, quindi è un canale che seguo da 5 anni fondamentalmente, così come Rob Dyke, come Corduroy Paco, eccetera. Svanzi su Twitter mi chiede: come hai imparato il tedesco che sai? Come consigli di impararlo? Allora, io non parlo tedesco, decisamente quel pochissimo di tedesco che so, e quando dico pochissimo intendo veramente, credo, 5 o 6 frasi di senso compiuto, l'ho imparato perché ho ereditato una cosa da mio padre. Mio padre era abbastanza portato per le lingue straniere, e, ha vissuto e lavorato in Francia per moltissimo tempo, soprattutto a Parigi, e no, quando è andato in Francia parlava veramente 2-3 parole di francese, ha imparato il francese con la pratica, ma ha imparato non solo il francese con la pratica, imparò proprio il dialetto parigino talmente bene che dopo un paio d'anni che lavorava in Francia veramente lo prendevano per parigino. E lo stesso discorso l'ho imparato io sono andato in Germania nel 98 per circa 3 settimane, 21-22 giorni, e in quel periodo veramente credo l'unica parola che conoscessi in tedesco fosse Danke.
grazie all'abitudine, alla necessità, ho imparato nel corso del primo giorno ho imparato a comprare da mangiare, a comprare da bere, nel corso del secondo giorno a comprarmi le sigarette e chiedere qualche indicazione stradale, dove si trovasse la tabaccheria, dove si trovasse, non so, l'ufficio postale. E tra il terzo e il quarto giorno che stavo a Monaco di Baviera imparai una frase estremamente utile, Sprechen Sie Englisch bitte, parla inglese per piacere, che mi ha aperto un mondo, perché a Monaco di Baviera, a parte nel 98 c'erano tantissimi italiani, tantissimi calabresi, soprattutto c'era tantissima gente che parlava inglese. Quindi dopo 4 giorni, 5 giorni di Monaco di Baviera, fondamentalmente ho quasi del tutto smesso di parlare in tedesco, perché comunque tantissima gente parlava in inglese. Probabilmente se non avessi avuto questo punto di trovare moltissima gente che parlava inglese, avrei imparato un po' più di tedesco. Comunque sicuramente il consiglio che do, più che cercare di imparare una lingua straniera con un corso, con un testo, con un libro, con la scuola, e soprattutto con la pratica, ascoltate e guardate molti canali YouTube della lingua straniera che vi interessa, guardate canali televisivi, guardate programmi, film, eccetera. E soprattutto con la pratica si impara una lingua straniera, e credo che sia il consiglio che vi darebbe chiunque altro. Il Delde detto Dimax, che saluto, ci siamo incontrati all'Etna Comics. Ne approfitto per il domandone: che attrezzatura usi del comparto software e hardware? E sai perché lo chiedo? Eh sì che lo so. Allora, avevo in realtà già risposto a questa domanda nella prima FAQ, quando ho fatto la FAQ dei 100 iscritti, ma rispondo nuovamente perché nel frattempo un po' di attrezzatura è cambiata. Innanzitutto questa telecamera, che è quella che ho usato per fare la prima FAQ, per fare vita da tecnico e alcuni lavori professionali, è una Panasonic HC-V750, una telecamera Full HD che sono andato a cercare con determinate caratteristiche che mi interessavano. Le caratteristiche che mi interessavano, che ha questa telecamera, sono soprattutto la possibilità di avere tutti i settaggi manuali, il balance, il focus, l'iris e via discorrendo, e soprattutto l'ingresso esterno del microfono, perché seppur vero che si può utilizzare anche una risorsa esterna per registrare l'audio e poi semplicemente sincronizzare, è anche vero che se è possibile avere a disposizione semplicemente una buona traccia audio, un buon microfono associabile alla telecamera, certamente è uno strumento molto utile. Inoltre è una telecamera che mi permette di attaccare eventualmente dei filtri, delle lenti aggiuntive, quindi è stata una scelta ben oculata. Per i vlog, per il diario di viaggio on the road, naturalmente lo sapete, uso la Canon Legria Mini, che ho trovato una telecamera molto affidabile come telecamera da vlogging, comoda e veloce, pratica, eccellente qualità video, eccellente qualità audio, controllabile via wifi, fa veramente di tutto. Da pochissimo ho una GoPro Hero 3 Plus Silver che voglio dedicare ai video di protezione civile per avere una qualità un pochettino migliore rispetto a prima, che usavo una telecamerina cinese da 12 euro all'incirca. Però ho notato una cosa: la GoPro è certamente una eccellente sport cam per quanto concerne il comparto della qualità video, per quanto concerne il comparto della capacità di registrare anche, per esempio la Hero 3 Plus gestisce il 720p a 120 frame al secondo, quindi permette anche di fare dei rallenti, degli slow motion molto fluidi. Nel comparto audio la GoPro pecca tantissimo. Microfono integrato è un microfono mono abbastanza discutibile, c'è la possibilità anche nella GoPro di attaccare un microfono esterno che risolve la questione, però per esempio la GoPro dentro il contenitore impermeabile con il coperchio Skeleton, un pochettino cosa migliore, ma la GoPro dentro il contenitore impermeabile è una telecamera che ti dice ok, grazie a questo tu farai dei video bellissimi, ma ci dovrai mettere sotto della musica, perché altrimenti l'audio è... lasciamo stare. Come resto, adesso nel campo dei microfoni ho una serie di lavalier della Sony e della Philips che utilizzavo quando lavoravo in televisione, e un paio di microfoni a gelato e un microfono fucile che ho da tempo. Microfono fucile o microfono cinese, in realtà, e quello che sto utilizzando in questo momento, comunque devo dire che mi risulta avere una qualità audio più che discreta, è un microfono ovviamente da credo 20-25 euro, e
Dopodiché ho un sistema radiomicrofono che in realtà è cinese, un classico radiomicrofono cinese in FM, però ce l'ho veramente da 20 anni, lo utilizzavo quando lavoravo in televisione, ha una buona qualità, soprattutto perché se uno gli toglie il microfonino che ti danno a corredo e gli mette gli attacca il lavalier della Sony o della Philips, si sente molto bene, soprattutto ha un'eccellente portata, mi permette di fare dei lavori nei quali sto molto lontano dalla telecamera, ma comunque sono sempre udibile. Come software utilizzo AVS Video Editor, anche se devo dire che ha qualche problema di dentizione nell'ambito della macchina 64 bit, quindi probabilmente entro la fine dell'anno sono intenzionato a passare a qualcos'altro, pensavo a qualcosa della Corel o a qualcosa della Pinnacle, senza andare sull'ultra giga professionale. Mi interessa poter fare dei montaggi lineari e piccoli effetti come sovrapposizioni e piccole elaborazioni sull'audio senza grandissime pretese, perché comunque alla fine il montaggio che mi interessa è molto un montaggio lineare, non c'è tantissimo da andare a fare nei vlog, soprattutto è semplicemente un montaggio lineare di tagli, quindi tutto lì. Svanzi su Twitter mi chiede: che connessione hai? Provider e velocità. Che connessione ho? Qui in ufficio la fibra ottica FTTC a 30 MB e a casa una DSL 2+ a 20 MB. La DSL di casa va abbastanza maluccio, una portante in download di 14 MB che è discreto, ma in upload generalmente arrivo a 580-600K e quando si tratta di caricare un video su YouTube purtroppo questo si fa sentire tantissimo e infatti sono veramente tentato di passare in fibra ottica anche a casa. In ufficio la 30 MB va che è un piacere, anche perché l'armadio si trova credo a 10 metri in linea d'aria dell'ufficio, quindi seguendo il giro di cavi obiettivamente saranno 25-30 metri di cavo, quindi la portante a 31 MHz arriva proprio pulitissima. Comunque non voglio dire il nome del provider perché non voglio sembrare che faccia pubblicità, anche perché è un provider per cui in passato ho lavorato. Svanzi mi chiede inoltre: scrivi i video che fai? E qui c'è un sì e un sì quasi. Nello specifico, i video come questa FAQ o come i video tag generalmente no, cerco di andare il più possibile di getto. Per quanto concerne i video che sono stati, per esempio, Vita da Tecnico, sono scritti e recitati secondo un copione ben preciso, anche perché quello che voi vedete è una serie di cambi campo contro campo, ma quello che io faccio è girare prima tutti i campi e poi tutti i controcampi, ragion per cui devo avere una traccia ben precisa per avere gli attacchi e non perdere il filo del discorso. Per quanto concerne diario di viaggio on the road, il lavoro è un pochino più complesso, perché mi scrivo la traccia di quello di cui devo parlare, quindi mi scrivo innanzitutto il canale YouTube e quali sono i video che voglio segnalare. Dopodiché mi scrivo una traccia degli argomenti che voglio parlare, di cui voglio parlare, e nel corso della settimana, quando sono in auto, soprattutto quando mi sposto da un cliente all'altro, quando mi devo spostare da qualche parte, magari fuori città, che ho un po' di spazio e di tempo, ripeto in auto mentre sono da solo, una cosa che fa molto da pazzo, ma tanto ormai quando registro i video ogni tanto mi vede qualcuno che parlo da solo in macchina e una volta magari ti pigliavano per pazzo, adesso pensano vabbè sta parlando col via voce Bluetooth. Comunque ripeto nel corso della settimana quello di cui voglio parlare per avere bene un'idea di qual è l'argomento e poi il sabato mattina giro il video del diario di viaggio on the road con quindi la scaletta e gli argomenti, quello che ho ripetuto durante la settimana. Il sabato pomeriggio faccio il montaggio, i sottotitoli e carico il video. La domenica mattina il video va in pubblicazione, intanto io la domenica già lavoro al video della settimana dopo, quindi comincio a scrivere l'argomento, i temi. Non ho capito un tubo, mi chiede, da cosa nasce il nome Grizzly? E tutti quanti penserete, beh, la collezione di orsetti, non è vero Robert? Amico regalatomi a una festa di compleanno dai colleghi della Protezione Civile. No, il nome Grizzly viene da molto prima che cominciassi a collezionare orsetti di peluche. Il nome Grizzly viene da addirittura molto prima
che qualcuno a cui lo dico, qualcuno che sta guardando questo video se lo ricorderà, da molto prima di Orso di Città, che era il mio pseudonimo sulla frequenza radio cittadina, sulla CB. Sono stato un CB, adesso sono un SVL, sono più o meno un radioamatore, comunque un amatore delle comunicazioni radio, lo sono da tempo immemorabile. E Grizzly invece è nato molto prima. Grizzly è venuto più o meno quando io avevo 5 anni e se n'è andato via quando ne avevo all'incirca 12. Grizzly è stato un magnifico persiano grigio, un gatto, che è vissuto nella nostra famiglia appunto per 7 anni e mezzo. Era appunto questo gatto, Grizzly, chiamato così proprio per il suo colore grigio, e di per sé io intanto creavo l'immagine dell'orso perché mi presentavo sempre, cercavo di essere, di dare l'idea di una persona seriosa, anche se sono un grandissimo goliarda, quindi c'era moltissima gente che mi diceva: sì, vabbè, tanto lo sappiamo e sei sempre un po' orso. E ho voluto marciarci sopra su questa cosa di essere un po' orso, per cui quando sono entrato nella grande famiglia del CB sono stato Orso di Città, quando sono entrato nella famiglia CB a 15 anni. Già il gatto non c'era più, e successivamente, più o meno in quel periodo, mentre cominciavo anche a lavorare su Fidonet, dopo un breve periodo in cui mi facevo identificare come Garfield, passai a farmi identificare come Grizzly. Mi piaceva di più, da una parte, riportare alla memoria il mio micetto, e dall'altra, comunque, approntare anche l'immagine dell'orso, del grizzly, che è un orso anche particolarmente feroce e che adesso è diventato un orsetto un po' meno feroce di quanto si possa immaginare, sicuramente. Bene ragazzi, queste erano le domande. In futuro, a parte a settembre che tornerò con Vita da Tecnico, ci saranno tante novità. Una novità riguarderà anche questa, più o meno all'inizio dell'estate, più o meno verso luglio, Diari di Viaggio on the road, e alcune idee che mi sono venute per quanto concerne il mio canale. Quindi questo è tutto e come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo video. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace tanto. E inoltre potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, soprattutto se YouTube comincia a far funzionare un po' meglio i feed. E farete crescere il numero degli iscritti, quindi si avvicinerà il prossimo traguardo e la prossima FAQ, o più probabilmente la prossima live. Il mio prossimo traguardo penso che saranno quello dei 500 iscritti, quindi anche perché sto preparando una cosa che riguarda la mia storia su YouTube, la mia storia prima di YouTube, la mia storia come videomaker, e quindi voglio preparare una live. Sto tirando fuori del materiale pazzesco, sto tirando fuori dei vecchissimi nastri che ho da parte, quindi ci vediamo sicuramente su questo canale tutte le domeniche con Diario di Viaggio on the road, ogni tanto con qualche video tag e a settembre con la nuova stagione di Vita da Tecnico. Come vedete c'è tanta carne al fuoco, quindi non dimenticate di iscrivervi, non dimenticate di fare pollice in alto se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di condividere questo video sugli altri social network, su Facebook, su Twitter. Trovate tutti i link, per tutti i bottoni per condividere subito sotto il video. Ebbene, non ho altro da dire se non di nuovo grazie a tutti per i 300 iscritti, quindi noi ci vediamo sempre su questo canale, per cui ciao a tutti e alla prossima!